Flavia Capone. Questo è un romanzo di geografie immaginate ma estremamente reali, fatte di Laocoon, La Bâche, scusate il mio lucano non particolarmente efficace. E, è una storia anche d'Italia, di rapporto tra nord e sud, di luoghi dell'anima, di estati passate a fare niente, come penso che tutte le persone nate prima, diciamo, della grande rivoluzione digitale ne abbiano passate tante. E a me è piaciuto tantissimo sia il linguaggio che l'ironia, e in particolare ho trovato esilarante il racconto del viaggio dei nordici, dei bresciani, da Brescia a Pitrigno, appunto, il 21 giugno di ogni estate, un viaggio dove succede di tutto, ma in realtà succede le cose che sono successe ad ognuno di noi in viaggio con la propria famiglia. L'ho trovato veramente molto molto divertente e ben scritto. La domanda di Flavia Capone per Fabiana Gliardi. Flavia, cosa le ha insegnato la sua Petricchio e scrivere della sua Petricchio? Va bene? Che mi ha insegnato che ho rotto un po' col romanzo tradizionale, ma volevo che nessuno avesse paura di un libro. Volevo che tutti noi potessimo ritrovare quelle radici che ogni tanto dimentichiamo, no? Magari ci mettiamo una vernice di mano bianca, ma sotto vedi una parete rossa, e quindi bisogna andarlo a scrostare ogni tanto, senza paura. Allora.